Romina Power, sapete dove vive? La sua casa è favolosa. Le immagini vi lasceranno senza parole. Romina Power è sicuramente una delle artiste internazionali più amate dal pubblico. Ma sapete dove vive? La sua casa è davvero fantastica. Ve la mostriamo noi. Dove vive Romina Power? Romina Power è sicuramente una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Da sempre è simbolo di eleganza e raffinatezza, nonostante il passare del tempo, Romina è tutt'oggi un'icona di moda amatissima dai telespettatori. In una recente intervista rilasciata domenica in Dazia Mara Venier, le figlie della cantante sollevano una polemica abbastanza importante. Durante l'intervista Crystal e Romina, figlie di Albano e della cantante americana, in modo scherzoso dicono di non avere una casa per colpa della mamma. Sembra infatti che la cantante americana abbia deciso di trasformare la loro abitazione in un tempio buddista. Come sappiamo, l'artista è buddista e in passato ha intrapreso un percorso spirituale che l'ha portata ad amare il mondo della meditazione. Da alcuni scatti pubblicati anche su Instagram o che si trovano in rete, si possono notare alcuni spazi della casa della cantante che lasciano davvero senza parole. L'arredamento è impeccabile. Molto spartano, non ci sono tantissimi superlettili, ma ciò che colpisce di più è la luminosità. L'ambiente infatti è totalmente esposto al sole e la casa quindi ha tantissima luce. La casa della Power. Per quanto ne sappiamo, Romina possiede due case, o una a Roma e una a Cellino San Marco, la città del suo cuore. Da qualche anno però la cantante fa la spola tra l'America e l'Italia. Sembra però che abbia una casa anche in California, acquistata dopo la separazione da Albano. Nella grande casa americana pare che la donna non viva però da sola, insieme a lei ci sono spesso le sue due figlie. Romina ha una casa spettacolare. La dimora riflette la personalità della cantante. Arredi eleganti e superlettili sofisticate. Poche sono le immagini che si riescono a trovare su internet, ma quelle che ci sono fanno trasparire un gusto davvero impeccabile. La casa è formata da due ambienti unici in cui è prevalente uno stile molto estroso e vivace. Le decorazioni e gli arredi sono sobri e le tinte unite chiare donano alla casa un aspetto molto elegante. Lo stile potrebbe essere quello barocco ma allo stesso tempo chic. C'è anche infatti un tocco di modernità che si unisce a quello vintage. Romina al centro delle polemiche. Qualche settimana fa, l'ex moglie di Albano è stata al centro delle polemiche per una presunta lite con Loredana Lecciso, l'attuale compagna del cantante di Cellino San Marco. Per le vacanze estive, Romina ha deciso di trascorrere più di un mese in un trullo a Cellino San Marco, la sua città del cuore che la ospita fin da bambina. Sembra però che la cantante americana abbia discusso con Loredana Lecciso perché quest'ultima considera l'artista troppo invadente. Secondo infatti Loredana, Romina si intromette nelle questioni familiari ed è troppo presente nella vita del suo ex marito. Secondo alcune indiscrezioni, Romina, per evitare discussioni accese con la nuova compagna di Albano, ha fatto le valigie abbandonando il trullo e recandosi in hotel.
Sulla questione gli artisti non si sono espressi, ma in un'intervista passata, Loredana però ha affermato di non provare rancore per Romina, che ha sempre mantenuto le distanze dalla nuova famiglia di Albano. Romina, dal canto suo, si è mostrata una donna molto matura che non si è mai intromessa nelle questioni familiari del suo ex marito, rimanendo con lui in buoni rapporti. Dopo infatti 16 anni di silenzio, i due si sono riappacificati e hanno stretto un meraviglioso sodalizio artistico. Oggi sono in giro per il mondo portando in ogni angolo dell'Europa e anche fuori da essa, le loro bellissime canzoni che hanno fatto innamorare generazioni intere. Albano sul rapporto con Romina non si esprime più di tanto, parla invece di Loredana Lecciso affermando che è la donna della sua vita. In una recente intervista il cantante di Cellino San Marco ha affermato di trovarsi molto bene con Loredana, tanto da averci fatto insieme due figli. Ha anche detto che Loredana è molto intelligente ed è una donna che sa stare al suo posto senza creare polemiche e discussioni inutili. Insomma, il loro rapporto, nonostante siano trascorsi tanti anni, va ancora a gonfie vele.